Ehi, hey, salve a tutti e benvenuti in un nuovo video. Io sono Darkfall e oggi siamo qui con Dark Souls 2, la nuova run, quella definitiva che, diciamo, dopo i primi due tentativi, tra virgolette, prenderà piede, diciamo, questa sarà quella definitiva di Dark Souls 2 sul canale. Ho spiegato nel vlog che è andato in onda, tra virgolette, prima di questo, diciamo, sul canale, prima di questo video, il perché, in poche parole, perché sostanzialmente tanto andiamo a raccogliere qualcosa. Perché in sostanza, diciamo che il personaggio che avevo creato prima, la Dark Run, Darkana, non mi sembrava adattissimo ad affrontare i DLC, i contenuti aggiuntivi che sono usciti, diciamo, in questi ultimi mesi per il gioco. E appunto, ho deciso di creare questo nuovo PG che si chiama Freya ed è ispirata proprio alla mitologia norrena, appunto, come il nome vuole, ovviamente. E indovinate un po', utilizzerà due accettoni dei Girm, le asce, quelle bipenne enormi dei Girm a due mani, praticamente quelle che vi dà Gavlan quando spendete 15.000 anime da lui, praticamente. E quelle che vi dà anche quando lo uccidete. Quindi io spenderò prima 15.000 anime, diciamo, per farmi dare un'ascia, e poi lo ucciderò per farmi droppare un'altra ascia, così potrò fare il dual wielding. Un dual wielding che richiede 75 di forza e 12 di destrezza. Quindi per arrivare a 75 di forza ci vorrà un casino di tempo. Senza contare che mi servirà un casino di vigore per portare, diciamo, tutte le armi in giro e anche per portare un'armatura che penso che sarà quella dei megalodonti, quelle enormi, quelli che stanno, quella specie di elefantoni che stanno alle porte di Pharos. Quindi sarà una bella avventura, diciamo, ecco. Però voglio fare proprio un personaggio sgravo, ultra cazzuto per affrontare i DLC nel migliore dei modi, diciamo, e quello che avevo prima non era adattissimo. Tanto facciamo fuori il culacchione qui. Ecco, culacchione, assettati. Facciamolo sedere così. Facciamo fuori più velocemente. Andiamolo in loop. Vai. Ora provare a colpirci. Assettati. Bravo ragazzo, bravissimo. Uno, aspettati. Uno, due. Riassettati. Questo è il metodo più facile per ucciderlo. Ho provato varie volte e devo dire che, diciamo, è veramente il modo più semplice. All'inizio, quando venivo qua le prime volte, non sapevo come fare, mi ha anche ucciso varie volte. Quindi, poi una volta che ho scoperto che potevo ucciderlo così, non mi ha più ucciso, non mi ha nemmeno mai più colpito. Mi ha colpito di ritirato, diciamo. Perché lo mandi in loop, comincia a fare questo attacco di continuo e è felice il culacchione Polifemo qui. Addio culacchione Polifemo. Per chi non lo sapesse, ecco, questo è proprio un metodo veramente spettacolare per uccidere questi tizi. Anche più avanti, se riuscite a mandarli in loop in quel modo, che quelli più forti non avrete problemi a farli secchi. Facciamoci l'anello che mi sarà fondamentale per la build che voglio fare, che è quello che diminuisce l'equilibrio dei nemici quando li colpite, li stunnate più facilmente. E come potete vedere, come classe iniziale per Freya ho scelto il guerriero, che mi sembra la classe più adatta. E parte anche con più forza, quindi parte con 15 di forza, è il personaggio che, diciamo, è la classe che parte con più forza di tutti, per cui, siccome mi serve 75 di forza, ho pensato che era il caso magari di iniziare col guerriero. Mi sembra una buona idea. E altra novità, ricapitolando molto, molto, molto velocemente quello che sto dicendo, quello che ho già detto anche sul vlog, webcam. Ho comprato una webcam abbastanza buona quest'inverno, la volevo usare, già che c'ero. Questa non è professionale, ma semi-professionale, possiamo dire. Ha una buona qualità video, mi sembra. E poi ho aumentato la qualità video in sé per sé a 1080p e anche il bitrate, per cui dovreste vedere i video molto molto meglio di prima. Se prima li facevo a 720p, che non è per niente decente come qualità, soprattutto che siamo nel 2014, voglio dire, insomma, non è il caso di andare in giro con i video a 720p. Ovviamente tutti gli altri che ho già caricato sul canale rimarranno a 720p, ma da adesso in poi dureranno, cioè saranno tutti a 1080p e bitrate ancora più alto di prima. Qualità ancora più alta, diciamo.
Andiamoci a parare quelli nel, i mostriciattoli nel tutorial così a casaccio per fare i fighi nel tutorial, diciamo. Ok, muorici, grazie mille. Piccola gemma. E mi sto anche un po', diciamo, mettendo a cazzeggiare con i parry ultimamente, perché ho provato a fare i parry in PvP ed è veramente. Tipo, se sai fare i PvP, se fare i parry in PvP sei veramente un dio in terra. Veramente se il tuo avversario non li sa fare, quindi. Questo scudo è un pelo più pesante di quello che uso di solito, quindi è più lento. Ok. Devo farci il tempismo, perché per ogni arma, ogni scudo è totalmente differente il tempismo, quindi è un casino ogni volta. Cioè, tu puoi diventare iper bravo a parare con uno scudo, tipo magari non manchi mai un parry. Sei tipo Dio con quello scudo, non riescono mai a colpirti perché pari tutti i colpi. Poi cambi scudo, diventi un nabbo assurdo, non sai più parare perché cambia totalmente il tempismo. Questa è una cosa abbastanza bastarda di questo gioco, devo dire, in generale. Anche sul primo mi pare che fosse così più o meno. Non proprio così tanto, qui l'hanno proprio estremizzata la cosa, però. Però devo dire che è veramente, veramente tosto parlare recentemente su Dark Souls 2 con varie armi e vari scudi diversi. Io posso anche parlare con l'arma se voglio, però l'arma avrà un tempismo ancora differente rispetto allo scudo, quindi è un po' un casino. Il mio scudo preferito per parare fino adesso è il Buckler, che è quello più veloce, più faigo, diciamo. O il Buckler oppure i Parma, quelli di legno, ma però quelli si rompono facilmente, quindi non è un'idea geniale. Diamogli la pietra al nido qui, il nido che rompe le balle. Così mi dà un oggetto, spero che sia decente. Acqua Crimsy, ma anche no, però vabbè, fa niente. Faccio il pediluvio con l'acqua Crimsy. Comunque andiamo di qua. Quindi di qua. E ovviamente il tutorial non lo farò tutto, lo salterò perché non ci interessa. Insomma, volevo solo arrivare lì fino al nido per sbloccare la scala e dargli anche la pietra che già avevo raccolto. Quindi adesso stiamo a posto. Possiamo andare a Majula, Avlengata. Majula. Arriva Araldo. Guardatela quanto è fiera Freya davanti a questa a questo diciamo paesaggio molto, molto figo. Ovviamente l'ho fatta molto vichinga perché è il nome di un dio vichingo, quindi di un dio norreno, per cui capelli vichinghi, bionda con gli occhi azzurri. Mi sono ispirato a Vikings, alla serie TV, non so chi di voi l'ha vista, però sì, mi sono ispirato abbastanza come stile. Questo taglio di capelli ci sta perfetto se vuoi fare un personaggio vichingo, diciamo. Ora, andiamo di qua. Binocolo. Penso che tutti ormai sappiano di quel saltino lì che ti permette di ottenere il binocolo e la mazza impietata ormai. Chiunque giochi a Dark Souls lo sa. Andiamo a fare un po' un attimo al volo Mambassa qui di oggetti. Ovviamente, diciamo, il gioco principale cercherò di farlo il più veloce possibile, quindi la maggior parte dei dialoghi, la maggior parte delle cose non necessarie le salto, quindi i dialoghi quando parlo con i nemici li mando abbastanza velocizzati, con gli amici, con gli NPC, li mando abbastanza velocizzato, i boss cercherò di sconfiggerli il più velocemente possibile, eccetera, eccetera. Cercherò di completare la build che ho in mente il prima possibile. In modo poi da arrivare a DLC. Prima che posso, con meno video possibile. E tra l'altro penso che questo, nel primo video qui, per chi volesse direttamente vedere i DLC senza vedere il gioco principale, spero che non siano molti di voi perché sto registrando anche il gioco principale, metterò dei link, appunto, dei pulsanti che potrete premere e andare direttamente nel walkthrough poi dei DLC che registrerò una volta che avrò finito il gioco principale. Così, in modo da semplificarvi la vita. Benone, 3060 anime, andiamo a parlare qui con l'Araldo. Are you the next, or merely a pawn of bearer of the curse? I will remain by your side. Bearer Take of the this. curse. Go on, I heal, will remain king. by your side.
Ok. Bearer form, you will Perché però ci dicevo che ci dice seek. There's sempre di one andare a soon, trovare i so reali più that forti, e poi una volta che ci siamo is that riusciti ad andare a here trovare il to see. re, However, la potenza della fiasca. Perfect. E avanza di livello anche. Non so se l'ho già detto, ma sto registrando con il microfono della webcam, non con il headset che uso di solito. Chi di voi avesse visto i video più vecchi, diciamo, che registravo sempre con la webcam, quando avevo anche la webcam di qualità minore, diciamo, sì, utilizzavo un headset abbastanza grande, ma abbastanza pesante, e utilizzarlo in queste condizioni, diciamo, siamo a settembre, ancora fa abbastanza caldo, penso che morirei, ci sudo anche d'estate, anche d'inverno quando lo uso quello, quindi voglio dire. Preferisco non fare la schiuma. Se io non fossi del Lazio, fare la schiuma vuol dire sudare. Preferisco non sciogliermi dal sudore, diciamo. Quindi sto usando un paio di cuffie leggere, stile iPod, e le casse, diciamo, le casse, il microfono della webcam per registrare direttamente. Tra l'altro, fatemi vedere se ho spento le casse, perché altrimenti sentite l'eco. Sì, ok. Meno male, fiu. Se non avessi spento le casse mi avresti visto tipo bestemmiare in diretta, il che non è bellissimo, perché mi sarei dovuto censurare da solo, quindi più beep beep. Benone. Andiamo direttamente a Hyde, perché abbiamo un'arma decente, abbiamo anche 18 forze per usare quest'arma, per cui decente tra molte virgolette, decente all'inizio gioco, diciamo, proprio ai primi. La mazza è chiodata qui. Poi non ho mai provato a potenziarla, probabilmente una volta potenziata diventa anche abbastanza buona, però. Ho sempre preferito, quando volevo usare una mazza, ho sempre preferito utilizzare la mazza di quell'altro tipo, quella da chierico, proprio quella flangiata, diciamo, quella classica. Perché scala molto meglio di questa. Questa però, d'altro canto, se volete utilizzare una build col bleeding, con destrezza che fa da anche sanguinamento, questa ovviamente fa anche danno da sanguinamento, per cui è meglio. Però negli altri casi non conviene, insomma. Se poi la incantate anche con una pietra sanguinante, farete un casino di danno da sanguinamento, perché già sanguinamento di suo come arma. Eccoti qua, Aid, ma ciao! E mentre siamo già arrivati a 12 minuti, wow! Penso che i video dureranno sui 20 minuti di questo walkthrough, di questa run. Perché se li faccio di più, poi ci metto tipo 85 anni a caricarli, calcolando che. Ho aumentato anche la qualità video e il bitrate, per cui verranno tipo 1 giga e passa a video già con 20 minuti di durata, per cui penso che sia sufficiente 1 giga a video. E già 1 giga ci metterò tipo 3 ore a caricarlo, anche di più, a caricare un video, per cui pensate un po' voi. Fatevi due conti. Dunque, questo tizio mi sta sulle balle profondamente. Preferisco bloccarlo se proprio devo, insomma, combatterlo. Preferisco giocarlo a stile nabbo, diciamo. Rotola. No, vabbè. Fuori, va. Addio. Preferisco affrontarlo nabbo style con uno scudo alzato, diciamo. Con la nabbagine acuta. Perché schivarlo è molto, molto scomodo. Mettiti l'elmo, che qui ci può esserci utile, altrimenti non ne ho, e niente. No. Ah, dovevo equipaggiare l'Estus, volevo equipaggiare l'Estus, ma mi sono dimenticato. Eccole qua, yes. Andiamo a fare fuori il Cavaliere dei Draghi. Potrei far fuori anche Ornstein, probabilmente, però. Oh, scusate, no, non Ornstein, il vecchio ammazza draghi. Vecchio ammazza draghi, scusate. Cosa ho detto quel nome? Addio. Buon viaggio. E si vede che voleva farsi un bagnetto, aveva caldo, giustamente, ancora fa abbastanza caldo, come dicevo prima. Non fategli una colpa, poveraccio, il cavaliere di Hyde, con tutta quell'armatura addosso, cioè, mamma mia. Ora schiuma anche lui. Ora, ovviamente, se, perché non lo sapesse, abbiamo avanzato lì la piattaforma, dove sta il ciccione lì, come vedete davanti a me, che è il boss da uccidere. Il boss, tra molte virgolette, perché è una mezza sega assurda, io lo interpreto più come un mini boss, quello più che come un boss, però. Ognuno il suo, diciamo.
Andiamo a farlo secco. Progetto qui non mi interesserebbe nemmeno raccoglierlo, ma già che ci siamo, raccogliamo. Sono tipo dei fiori verdi che non servono una mazza. Non li uso mai questi. Comunque. Ecco qui il ciccione bodrillone. Oppola. Uno, due. Non servirebbe nemmeno rotolarli intorno la maggior parte delle volte, però. Cioè, rotolare è uno spreco di stamina, potreste dargli più colpi volendo. Ah, mi ha parato, mi è bloccato, eh. Io rotolo, diciamo, a scopo preventivo perché alcune volte fa un doppio colpo che vi può colpire, tipo col frotante che vi può colpire, ma tipo questo, ma non è che serva poi a chissà che cosa. Sì, ecco, questo qua, magari qui conviene rotolare, se non usate uno scudo ultra mega pesante, però se non usate lo scudo a torre, che vuoi fare? Salti pure, wow. Chissà che fatica che deve essere saltare per lui con quella trippa, ma. È diventato salterino, è diventato. Credo di essere un ranocchio, probabilmente. Oh, ho finito la stamina. Devo stare attento alla stamina. Ne ho veramente pochissima. Dai, su, ti manca un colpo, non fare troppo il difensivo adesso. Tanto hai da morire, vieni. Addio. Detto in italiano, scorreggiuto, ovviamente. Benone. Lì c'è quel tizio che mi aspetta, tipo, cucù. Ciao. Ciao carissimo, che mi aspetta lì davanti. Oh, come è ucciso il mio padrone, il mio capitano, non sai che diavolo sia per lui, quello, il panzone lì. Immagino sia tipo un capitano dei cavalieri della zona, probabilmente. Comunque, andiamo a fare una chiacchieratina qua con Lisia l'imbrogliona. Perché ci siamo. Are you from Hello, Lyspect? baby. My name is Lycia. I have come. I can. But the cop. Non mi interessa I'd comprare heard. niente. Saltiamo tutto. In parola ci dice che Why lei è do I un'imbrogliona, che make sta qui, da plans? queste. Non ce lo dice chiaramente, ma ce lo fa intuire. Sometime. And be. I expect without it to a place. Sorry. Speravo che questo I fosse un expect posto in cui without potevo to a fregare place. più Sorry. gente. No need Vabbè. for the gods frown. Esauriamo tutti i suoi dialoghi, così va a Majula. Andiamo a Majula, spegniamo queste anime che abbiamo e ce ne andiamo molto molto rapidamente. Aprimo Bonfire nella foresta dei giganti, poi penso che finiremo il video perché siamo arrivati quasi a 20 minuti. Scusa qui. Scusa. Yes. Ora bruciamoci la polvere d'osso sublime, già che ci siamo, perché non si sa mai, insomma. Poi mi dimentico, già che ci stavo la brucio subito. Abbiamo l'Essus a più uno, che è meglio di niente, insomma. E facciamo un bel level up. Bear si less. Bear sick sick less. Bear sick sick less. Non ho nessuna fiasca, ma quella è la frase più epica di. La stavo per dire il suo nome, non lo voglio dire all'inizio. Magari qualcuno non lo sa ancora. Dell'Araldo. Ho detto shh, però non l'ho più detto. 28 forza. E che faccio? Mi aumento l'adattabilità 6. Ok. Adattabilità piuttosto bassina. Ma va bene lo stesso. Quando che stiamo quasi già a 30 di forza. Non male, non male. Per usare una di quelle asce che serve 50. Not bad, not bad. Penso che gli farò usare l'elmo dei variaghi, probabilmente, perché fa molto vichingo quello con le corna, tipo. Mi sembra una buona. Se lo droppo, spero di dropparlo quando andrò lì nella zona dei variaghi. Sembra una buona idea utilizzare quell'elmo. Abbastanza. Però
problema è che mi dovrò aumentare il vigore a livelli assurdi, perché quanto abbiamo di vigore adesso? Abbiamo 6, wow, mi servirà una cosa di come tipo 35-40 di vigore per poter utilizzare le asce e pure un po' di armatura. Per poter usare proprio l'armatura che voglio io mi sta tipo 50-60, una cosa del genere, un tantissimo vigore mi servirà. Di preciso non lo so quanto, però dovrei fare un calcolo, probabilmente lo farò prima di arrivare, diciamo, ad avere quell'armatura, lo farò per essere sicuro. Ciao ragazzi, ciao carissimo Hollow Infantry, Perry e Sven. Oh yeah, baby. Come si riesce a spararlo utilizzando la arma e non lo scudo? Beh, fatti fare il backstab, stellallo. Ah no, non gliel'ha fatto per qualche motivo il backstab. Vieni, caro. Mi stunano una bestia proprio. Vieni qua. Addio. Si riesco a spararlo con l'arma? Yes! L'arma è quasi più facile che con lo scudo, onestamente. Che sono molto veloci questi. Ovviamente hanno dei pugnali. Vorrei vedere se non erano veloci, insomma. Vorrei vedere, vorrei vedere. Vediamo qui, accendiamo il bonfire. E dato che siamo arrivati a ben 21 minuti, finiamo qui il video. E accendi. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, lasciate un bel like e commentate. E se non siete iscritti, iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo alla prossima. Ciao! Ora, io ora qui continuerò a registrare, ovviamente, e andrò avanti col gioco.